La deposizione di Gesù sopra le teste degli uomini, ma quando arriva lo zar Godunov, il popolo lo osanna come un messia. Tra ortodossia e cattolicesimo, le iconografie classiche russe ambientano già da sole il grande dramma musicale popolare tratto da Pushkin con parole e musiche di Modest Mussorgsky. Presentata nella versione completa in russo, l'opera è veramente monumentale. Un affresco della Russia d'inizio Seicento immersa nel caos dopo l'assassinio dell'erede al trono. Straordinarie pagine musicali senza ammiccamenti melodrammatici, con un approfondimento dei caratteri dei personaggi che sono punti di forza di una delle opere che è caposaldo nel teatro russo ottocentesco. La vita dello zar Godunov scorre tra dissidi e rimorsi. Morirà così per la brama di potere in un monologo conclusivo che Ferruccio Furlanetto, con una vibrante voce da basso, riveste di una straordinaria intensità interpretativa. 25 anni fa, quando al Politeama venne rappresentato Godunov con il Teatro Mali di Leningrado, era questo il momento conclusivo. In questa edizione integrale invece si va avanti e l'antagonista Dimitri si riprende la scena fino alla sua acclamazione. Un impegno di grande rilievo per il Massimo di Palermo, che ha prodotto l'allestimento con continui cambi di scena a sipario aperto in collaborazione con il Teatro di Santiago. Uno sfarzoso allestimento ben illuminato, con i costumi preziosamente ricamati e la brillante regia dell'argentino Hugo De Ana. Alla guida di orchestra, coro e voci bianche, un direttore capace di tenere le fila serrate tese come lo statunitense George Pelivanian, giustamente applaudito anche dall'intero cast. Tutte ben scelte per le particolari coloriture modulate ai toni e alla fonetica russa, le voci dei cantanti, primi fra tutti il Pimen di Franco Spotti, l'impostore di Mikhail Gubsky e la Marina di Anna Viktorova, un allestimento apprezzato da un pubblico non numeroso ma applaudente. La Pasqua bussa alle porte, si sa che la festa si coniuga con una grande tradizione culinaria ed è così.